Di Battista. A dopo, ciao. Buonasera a tutti. Buonasera e grazie, grazie al gruppo di Catania, a tutti i portavoce siciliani. Articolo 1 della Costituzione. L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, la sovranità appartiene al popolo. Ora pensiamo all'ultima settimana, alla Goldman Sachs che interviene sul dibattito del referendum, queste banche d'affari, e dice se dovessero vincere no, a rischio i fondi per MPS. Pensiamo all'ambasciatore americano che dice io spero, devono vincere sì, altrimenti sono a rischio gli investimenti da parte degli Stati Uniti d'America. Ho pensato alla JP Morgan, un'altra banca d'affari molto molto importante, tra l'altro una delle banche che ha causato la crisi finanziaria subprime negli Stati Uniti d'America, che nel 2013 tira fuori un documento dove scrive nero su bianco che occorre superare le costituzioni dei paesi del Sud Europa in quanto troppo improntate ai diritti sociali. Ora, esiste quindi sovranità in questo paese? Assolutamente no. Articolo 3 della Costituzione, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano lo sviluppo dell'essere umano. Non so se guadagnare di pensione 400 euro al mese o guadagnare questi stipendi o questa sanità che c'è in Sicilia o i trasporti che ci sono in Sicilia significa aver rimosso quegli ostacoli di ordine economico e sociale che non garantiscono lo sviluppo dell'essere umano. E andiamo avanti. Articolo 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Ora guardiamo, ora guardiamo regolarmente quanti milioni di cittadini italiani non riescono a curarsi e rinunciano alle cure perché magari devono mettere in piedi un pasto caldo e quindi rinunciano alle cure. È garantito questo diritto o no? Articolo 33. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione senza oneri per lo Stato, ovvero le scuole private paritarie ci possono stare, per l'amor di Dio, ma i quattrini pubblici non devono andare a queste scuole. Invece ogni anno, anche con la buona scuola, quattrini pubblici vanno alle scuole paritarie. Articolo 34. L'istruzione inferiore impartita per almeno 8 anni è obbligatoria e gratuita. Ora ragioniamo sul fatto che di fatto oggi chiedono nelle scuole statali il contributo volontario. No, mettere i piedi, sono lampadine. Ma sono lampadine. Pensavo che erano CD che nascondevano tutti i segreti di Napolitano. Sono tantissimi, Stampa, quando li raccontate i segreti di Napolitano? Ci arriviamo. Basti pensare al contributo volontario, che non è volontario, che chiedono le scuole statali tutti i genitori per capire che di fatto oggi addirittura la scuola primaria, inferiore, che da Costituzione dovrebbe essere gratuita, non è di fatto più gratuita. Oltre ad essere fatiscente, oltre ad aver costruito Renzi un esercito di insegnanti frustrati, se ne parlava prima lì, ma la logica è proprio quella. Vogliono gli insegnanti frustrati, così un insegnante frustrato insegna peggio e si creerà sempre un popolo di serie B, maggiormente magari influenzabile o controllabile da parte dei sistemi di informazione che oggi dipendono dalla partitocrazia. Allora, noi possiamo oggi accettare che coloro che stanno violando ogni giorno con delle leggi ordinarie la Costituzione della Repubblica Italiana, che si può cambiare per amor di Dio, ma lo deve fare un Parlamento legittimo, coloro che la violano siano quelli che ne stanno cambiando quasi 50 articoli. E poi perché ne devono cambiare 50 articoli? Quali sono le ragioni? Uno, perché l'iter legislativo è troppo lento. Falsità, menzogne. In Italia non abbiamo poche leggi, abbiamo troppe leggi e troppe leggi di merda. Perché? Perché le leggi sulla trasparenza bancaria le fanno i banchieri. Le leggi ambientali le fanno coloro che cementificano. Le leggi sulla sanità le fanno magari i RAS della sanità privata. E le leggi sul conflitto di interessi le fanno coloro che hanno conflitto di interessi. Possiamo accettare che i partiti politici, tutti, che hanno distrutto questo paese negli ultimi 30 anni, destra a sinistra, la stessa identica cosa, siano oggi coloro che decideranno la maggior parte dei parlamentari, togliendo di fatto la sovranità al popolo italiano, perché gli fa paura la sovranità, fa paura in Europa, fa paura nel consiglio di amministrazione magari dei banche d'affari, fa paura nella BCE, nel Fondo Monetario Internazionale, fa paura in tutti questi organi sovrastatali non eletti da nessuno, che decidono le pensioni qui in Italia o il prezzo della feta in Grecia. Perché questa è l'Europa, è questa.
E ieri Renzi ha preso un altro sgarrassone clamoroso, poi fa il burletto il Presidente del Consiglio, che ormai sta sui coglioni a 9 italiani su 10. E fa il burletto, quella pantomima che ha fatto a Bratislava, dicendo ah io non partecipo alle conferenze stampa perché sono in contrasto con Merkel e Hollande, non l'hanno invitato perché conta come due le picche quando regna bastoni, come si chiama, li ha visto. Questo conta, ma è normale, perché non ha un popolo dietro, perché senza la militarizzazione di una città non potrebbe camminare, come si è visto a Catania qualche giorno fa. Guardate i poliziotti che ringrazio, e i carabinieri che ringrazio, che hanno fatto un po' di pulizia nel Partito Democratico a Roma, i carabinieri, grazie. Guardate dove stanno quando si riunisce il popolo del 5 Stelle, stanno dietro, magari si godono delle idee, magari sono qualcuno anche d'accordo, là dietro, laggiù, senza problemi. Non c'è questa militarizzazione che ci sta, neanche avremo bisogno di queste barriere, non c'è bisogno. Allora guardiamo la piazza, guardiamo la differenza. Io camminavo prima tranquillo, ho risposto a tutte le domande dei giornalisti. Voglio vedere quando un giornalista si avvicina alla Boschi e gli prova a chiedere qualcosa sul padre che incontrava il massone Flavio Carboni per chiedergli consigli su chi mettere in banca Etruria, se non arriva sempre uno scagnozzo della Boschi che toglie il microfono, si mette di mezzo, basta con le domande, risponde in conferenza stampa e impedisce a quella stessa stampa che a noi ci fa le pulci, e va bene, perché più siete estremamente attenti a qualsiasi cosa fa 5 Stelle più noi miglioriamo, quindi grazie, non c'è nessun problema, vi chiediamo solo di avere lo stesso atteggiamento anche con gli altri, anche con gli altri. Ora non è vero che l'iter legislativo è lento, perché la riforma Fornero l'hanno fatta passare in 19 giorni, allora quando si tratta di sventrare le pensioni l'iter legislativo è rapidissimo, il bicameralismo perfetto è perfetto. Se invece si tratta di applicare un reddito di cittadinanza, perché questa terra senza reddito di cittadinanza muore, già sta morendo, allora il problema sono le istituzioni, ma ci rendiamo conto o no? Ci rendiamo conto che è tutta una bolla di speculazione e di menzogne. Allora un no è importante, non sappiamo neanche quando voteremo, noi ci inventeremo qualcosa, ci inventeremo, per me non ha neanche più senso stare in quel palazzo prima del referendum, usciamo da quel palazzo, aria fresca, usciamo da quel palazzo e andiamo in giro per le strade, sui treni regionali, facciamo una campagna che è di salvaguardia della sovranità popolare, che è quella che deve essere sistematicamente violentata da un sistema che ci vuole sudditi, ci vuole sufficientemente ignoranti da poterci manovrare un po' e ci vuole sufficientemente poveri da comprare il nostro voto, il cancro del voto di scambio che c'è qui in Sicilia, ma c'è anche in Piemonte, c'è anche a Roma e c'è in tutta Italia il cancro del voto di scambio. E Mario si è occupato tra l'altro dello scambio politico mafioso, il governo Renzi ha obbedito ad Alfano, Verdini, a questi altri personaggetti che ha passato le pene sullo scambio politico mafioso. Allora questa è la Repubblica, allora non vi stiamo tirando il voto, a me non me ne frega niente del voto, non me ne frega niente. Qua vi stiamo chiedendo di partecipare ad una lotta, ad una ribellione sana, da qui a questo referendum, di informazioni, di mobilitazione. Riempiamo queste piazze, più il Presidente del Consiglio occupa la televisione pubblica e poi ci infila il canone in bolletta, e più noi scendiamo nelle piazze. E questa piazza stracolma, anche qui a Catania, che sarebbe interessante che le telecamere inquadrassero, lo farete per l'amor di Dio, è la dimostrazione che evidentemente c'è un popolo che non è più suddito e non se ne beve le palle del PC, non se ne beve. Ed ogni persona che ha il coraggio di scendere in piazza è una goccia di sudore freddo che cala lentamente dalla fronte del Presidente del Consiglio, che è disperato, non se lo filano in Europa, dovunque si muove lo insultano, dovunque, no, io mai violenza, però contestazioni civili assolutamente sì, però mai violenza. Che ha fallito dal punto di vista economico, che ha distrutto la scuola pubblica, che ha distrutto la sanità pubblica, le cui ricette, il Jobs Act, è stato un fallimento. E oggi dovete sapere che quando l'Istat, tra l'altro, calcola il numero degli occupati, da tanto per dare un dato un po' meno negativo al Presidente del Consiglio, calcola pure coloro che lavorano un'ora a settimana e vengono pagati con un voucher, cioè 10 euro a settimana, che poi 7,50 vanno al lavoratore, ovvero un lavoratore lavora un'ora a settimana, guadagna quello che gli consente di prendere un menù in un fast food, e per l'Istat è occupato e viene calcolato tra gli occupati.
così magari il Presidente del Consiglio dice però la disoccupazione leggermente forse è migliorata. Sono falsità e ce ne accorgiamo quotidianamente in questo che è il mondo reale e non è il favoloso mondo di Verdini che frequenta il Presidente del Consiglio e che ormai frequenta il Partito Democratico, che è diventata veramente un partito tremendamente osceno dal punto di vista politico, che ha fatto peggio di Berlusconi. Io giravo da studente con la maglietta, io non ho votato Berlusconi in 10 lingue diverse perché volevo marcare la differenza. Voi qua 63 seggi su 63 li avete da Berlusconi, che hanno una rata, sì. vergognatevi, 63 seggi su 63, quanti hanno votato? Io non l'ho mai votato, ma ho votato il PD, per cui vi chiedo scusa. E giravo, io lavoravo in Guatemala, ascoltatela questa, lavoravo in Guatemala e giravo con una maglietta, io non ho votato Berlusconi in tutte le lingue, anche in spagnolo, perché ci tenevo a marcare la differenza. Andavo a lavorare nelle comunità indigene, quelle che producono il caffè sopra i 2000 metri, il caffè buono sta sopra i 2000 metri, oltre che nei bar di Catania. Andavo là sopra, che so, due giorni di bus fermi, un giorno con il cavallo, le ultime parti a piedi, no, col macete in mezzo alle montagne. Arrivavo sopra, neanche parlavano spagnolo, parlavano solo le lingue maya, il quechi, chi c'è. E mi dice un italiano, sì, bunga bunga. Lo sapevano tutti, anche io dicevo, no, guardate, io non ho votato Berlusconi, oggi quella stessa maglietta ce la dovremmo mettere. Io non ho votato Berlusconi con un PS, questi di adesso sono peggio. Perché? Perché di Stru fanno una sceneria sociale, ma la fanno alzando il pugno chiuso, magari organizzando le feste dell'unità, chiamandosi tra di loro compagni. Sono l'emblema dell'ipocrisia e devono andare a fanculo, santa pazienza. Renzi ha superato Berlusconi anche per quanto riguarda l'occupazione della televisione pubblica. Pensateci, Berlusconi cacciava i nemici, cacciava Santoro, Luttazzi, Biagi, sono nemici, io li caccio, per carità, un'oscenità. Renzi non caccia soltanto i nemici, caccia quelli che non sono abbastanza amici, quelli che non sono abbastanza d'accordo con lui. È un'evoluzione della dittatura mediatica e della supremazia del pensiero dominante. Tu non sei abbastanza con me, tu vai fuori e io essenzialmente garantirò il lavoro per tutti quei lacchè che sono più renziani di me. Ed è quello che succede con il TG1, che non si può vedere, oppure si vede come se fosse tra i vini oggi il TG1, che appartiene e che è condotto da Mario Orfeo, scuola Caltagirone, lo stesso Caltagirone che ci fa con i suoi giornali, Il Mattino e Il Messaggero a Roma, una guerra incredibile. Perché? Perché vuole le Olimpiadi, perché sono palazzinari, perché devono cementificare, ma le Olimpiadi non gliele lasciamo fare a questa gente. Io vi chiedo una mano. Una mano al gruppo di Catania, perché qua la Sicilia la possiamo conquistare, potrà diventare la prima regione a 5 stelle del paese e tutti i grandi cambiamenti sono avvenuti attraverso la Sicilia, tutti i grandi cambiamenti in questo paese. Guardate questa piazza. Abbiamo la possibilità di riscatto, non molliamo, non gliela diamo vinta, io non voglio rimpianti, darò tutto me stesso, daremo tutto quel che abbiamo da qui al referendum, perché veramente si gioca il culo il sistema, si gioca il culo il sistema, ed è per quello che gli attacchi arrivano, sono più scomposti, alzano il tiro, fanno terrorismo psicologico, terrorismo mediatico, le piaghe d'Egitto arriveranno, le cavallette, qualora dovessero vincere no, resterà una Costituzione votata da un'assemblea costituente eletta a suffragio universale con una legge proporzionale che ha lavorato 2 anni per garantire dei diritti e per impedire la supremazia dei mercati e della finanza sulla politica e sui diritti degli esseri umani. Questo noi vogliamo. Vogliamo che prima vengano i diritti degli esseri umani e dopo i mercati e dopo la finanza. L'esatto contrario di questa Europa governata da Goldman Sachs, dalla JP Morgan, dove appunto degli personaggi non eletti da nessuno determinano costantemente le scelte economiche anche legate all'agricoltura o alla pesca in questa terra, in questa regione come la Sicilia. Un politico tradizionale, noi siamo a tempo determinato là dentro, vi assicuro che usciremo da quel palazzo e entrerà qualcuno di voi, è questo il movimento. Un politico tradizionale viene in piazza, magari prima delle elezioni, e vi dice votatemi e vi prometto che farò questo e quest'altro. No, l'asfalto elettorale, tanto famoso anche in Sicilia, è diventata questo paese e questa terra una repubblica fondata sulle rotatorie che vengono costruite qualche giorno prima delle elezioni. Sorgono rotatorie
tappano una buca prima delle elezioni e poi dicono quell'altra te la tappo solo soltanto se mi elegge. Così no, la mentalità degli 80 euro, no? Che prima te li danno prima delle elezioni, vedrete che si inventerà qualcosa anche prima del referendum, vedrete. Però ormai l'abbiamo scoperto il trucchetto, l'abbiamo visto con gli 80 euro, te li danno prima delle elezioni, alzano altre imposte, tagliano magari i servizi essenziali e poi a qualcuno dopo le elezioni glieli richiedono anche indietro. Avverrà la stessa cosa, non ci facciamo infinocchiare per favore da questi soggetti. Ripeto, un politico tradizionale fa questo, noi siamo qui in piazza regolarmente e vi diciamo di darci una mano, perché da soli non ce la facciamo, perché il sistema è incancrenito. Mi rivolgo soprattutto ai tanti giovani siciliani che hanno davanti un'opzione: o cospiriamo, cospirate, che significa respirare insieme, conspirare, o espatriate. Prima al nord, poi non ci saranno neanche i posti al nord, quindi si andrà a Londra, a New York, a Parigi, poi pure là la crisi c'è perché è il sistema del capitalismo finanziario che non produce diritti e non produce lavoro, e quindi si andrà magari in India, magari in Cina, a lavorare in qualche call center lì a 400 dollari al mese, a migliaia e migliaia di chilometri di distanza da una delle terre più belle del mondo. Io non conoscevo bene il Catania, l'ho girata oggi, stamattina, ho camminato ed è una roba meravigliosa. Ma che ha meno di Barcellona Catania? Perché là ci stanno milioni e milioni di turisti e qua no? Cosa ha meno di Barcellona? Noi abbiamo bianco. Più di Barcellona bianco. Bianco. I tassisti ce l'hanno a morte con bianco, me ne credete. Stanno tutti fuori aspettandoci che non li ricevi. Noi il crocetto lo dobbiamo mandare via, non tocca mandarlo via. Alfano, stagione. Dateci una mano. Settimana prossima c'è gara 5 Stelle. Io sarò la sera del venerdì a fare un comizio sulla Costituzione a Siracusa, dove oggi dall'altro il sindaco ha detto una frase. Pensate se un sindaco del 5 Stelle avesse detto una frase: nel 5 Stelle ci sono personaggi legati alle cosche e al crimine organizzato. Ne avrebbero parlato pure Al Jazeera. Avrebbe parlato. Un sindaco di Siracusa, renziano tra l'altro, dice: si dovranno assumere responsabilità quegli esponenti del PD che hanno fatto entrare nel PD esponenti legati al crimine organizzato, tra filettino e l'ultima pagina, ma dobbiamo sapere chi sono, no? E penso che già lo chiameremo in antimafia. Già fatto. Già l'abbiamo già chiamato. No, perché purtroppo è anche questa. Io vi dico un po', siete giornalisti, per carità, pure voi dovete fare i conti con i vostri figli e con lasciare un paese un po' migliore. Vi prego, pure voi. Vi prego, pure voi. Non litighiamo più, nessun problema, però vi prego, voi ci stanno alcuni che già lo fanno, però alzate la testa, schiena dritta, lo so che dovete difendere spesso un posto di lavoro da precari, per l'amor di Dio, ma lo fanno pure gli insegnanti laggiù, vi prego, prendete pure esempio dagli insegnanti che combattono assieme e si organizzano, perché è intollerabile che ci sia questa dittatura mediatica, appunto, e questo renzismo incredibilmente violento che occupa la televisione pubblica. È una piazza di riscatto questa, io prendo l'aereo adesso, torno a Roma, venerdì sto a Siracusa, il giorno dopo, sabato, partiamo da Siracusa, macchine, moto, motorini, vesponi, scooteroni, quello che volete, e andiamo tutti quanti a Palermo. Da Siracusa passiamo per Catania, poi passiamo per Enna, poi andiamo a Termini Imerese e andiamo a Palermo, tutti quanti, c'è proprio una carovana di cittadini che si mettono in marcia, perché questa è una marcia di sovranità, una marcia di speranza, di onestà, non gliela possiamo dare vinta, perché un popolo sovrano è molto più importante di quattro cialtroni che ci vogliono togliere la sovranità. Viva l'Italia, viva la Sicilia, viva l'Italia, coraggio, coraggio, grazie. Grazie a tutti, grazie a tutti. Firmate del bianco. Buonasera a tutti. Dopo la scoppola di Alessandro è difficile riprendere. Scoppola, Berla, Trillis.